Ciao ragazzi, guardiamo oggi la seconda parte dell'episodio della morte di Patroclo. Sono i versi 822-858 del libro sedicesimo dell'Iliade. Se ricordate, l'ultima volta abbiamo visto come Patroclo era stato colpito prima da Apollo, poi da Euforbo, che era un mortale, e poi da Ettore, e ci eravamo fermati proprio a questo punto. Proprio nel momento in cui Ettore infligge la sua lancia bassa nel ventre di Patroclo, cadde con un rimbombo, gran cruccio infliggendo agli Achivi. Quindi il soggetto è Patroclo, cadde rimbombando, infliggendo un grande dolore agli Achei, ai Greci. Come un leone a terra lottando, un selvaggio cinghiale, quando d'un alpe in vetta s'azzuffano entrambi superbi, presso una breve fonte, che bere li vogliono entrambi. Quindi, come quando un leone a terra lottando vince in battaglia un selvaggio cinghiale, quando s'azzuffano entrambi superbi in vetta d'un alpe, cioè quando combattono ferocemente, s'azzuffano entrambi superbi, sulle montagne in vetta d'un alpe, presso una breve fonte, quindi nei pressi di una sorgente, perché vogliono entrambi bere lì, ma più gagliardo il leone lo uccide, mentre ansima forte, cioè lo uccide, uccide l'altro animale, il leone più gagliardo, più forte, mentre ansima forte, cioè mentre il cinghiale sta respirando affannosamente. Così di Priamo il figlio, vicino al figliuol di Menezio, che tanto uccisi avea, si fece e gli tolse la vita. Quindi, così, il figlio di Priamo, che è Ettore, che già aveva ucciso tanti guerrieri, si fece vicino al figliuol di Menezio, cioè si avvicinò a Patroclo, che era figlio di Menezio, e gli tolse la vita, lo uccise. E milantando, queste gli volse veloci parole, cioè vantandosi, gli volse veloci parole, disse queste brevi parole alla sua vittima. Patroclo, tu pensavi la nostra città porre a sacco, e sulle navi le donne troiane alle vostre contrade, tolta che avessi a loro la luce dei liberi addurre. Cioè, o Patroclo, tu pensavi di saccheggiare, porre a sacco la nostra città, e addurre le donne troiane sulle navi alle vostre contrade, quindi portare, addurre sulle navi le donne troiane verso le vostre città, verso le vostre contrade, nei vostri territori, tolta che avessi a loro la luce dei liberi. Dopo avergli tolto la luce dei liberi vuol dire dopo averle rese schiave. Stolto, che in loro difesa si lanciano i prodi cavalli d'Ettore a lotta. Stolto, perché in loro difesa, a loro vantaggio, a vantaggio quindi della popolazione e delle donne, i prodi cavalli d'Ettore, quindi i valorosi, i coraggiosi cavalli di Ettore, si lanciano a lotta, corrono a combattere. Ed io stesso, non ultimo, son dei troiani quando conviene usare la lancia, cioè io stesso mi distingo tra i troiani in questo, che lungi da loro tengo il fatale dì, tengo lontano il giorno fatale della morte. Tu sarai qui sbranato dai gufi, povero te. Sbranato dai gufi, un po' come per dire sbranato dagli avvoltoi, si usa anche i gufi. Né Achille soccorso ti diede, l'eroe, che quando tu muovevi, consigli ti diede e rimase. Cioè, né ti diede soccorso l'eroe Achille, perché mentre tu andavi, ti diede consigli, ma lui rimase. Qua già mostra come in realtà Ettore non abbia ben compreso per quale motivo Patroclo ha deciso di partecipare a questa battaglia. Qua già capiamo che lui ritiene che sia stato Achille a mandare Patroclo, mentre noi abbiamo detto che è stato Patroclo a proporsi, a proporre ad Achille di indossare le sue armi. Quindi qui, insomma, rinfaccia che l'eroe Achille in realtà
abbia lasciato andare Patroclo dandogli dei consigli, mandandolo, ma in realtà rimanendo fermo nella sua posizione. Patroclo, qui non tornare, signor di cavalli, alle navi concave, se tu prima non abbia squarciato sul petto d'Ettore, sterminatore, la tunica intrisa di sangue. Così diceva, e tu, dissennato, ne fosti convinto. Cioè qua Ettore riporta proprio il discorso che secondo lui avrebbe fatto Achille, ma noi sappiamo che non è andata così. Cioè, Patroclo, signor di cavalli, cavaliere, non tornare qui alle navi concave, se tu non avrai prima stracciato la tunica intrisa di sangue, la tunica insanguinata di Ettore sterminatore, il massacratore. Così diceva Achille, e tu Patroclo, fuori di senno, ne fosti convinto. Quindi, come vi ripeto, è stato Achille, secondo Ettore, a mandare Patroclo in guerra. E tu Patroclo, già moribondo, così rispondevi. Ettore, mena adesso gran vanto, che Giove Cronide e Apollo han dato a te la vittoria, che mi hanno abbattuto senza fatica. Cioè, Ettore, hai motivo per vantarti, mena adesso gran vanto, perché Giove Cronide, Giove figlio di Crono, Cronide chiaramente è un patronimico, e Apollo hanno dato a te la vittoria, hanno concesso a te la vittoria, Giove e Apollo che mi hanno abbattuto senza fatica, cioè che mi hanno sconfitto senza fatica. Cassi dagli omeri l'armi m'han tolte, cioè mi hanno tolto le armi dalle spalle, se vi ricordate l'abbiamo visto questo passo riguardo Apollo. Se venti come te venuti mi fossero incontro, sotto la lancia mia sarebbero tutti caduti. Cioè se anche 20 cavalieri come te mi avessero assalito, sarebbero morti tutti, uccisi dalla mia lancia. Il problema è trovarsi di fronte invece a degli dèi. Ora, la parca funesta m'uccise, e il figliuol di Latona, ed il mortale Euforbo. Cioè, è la parca che mi uccise, il figlio di Latona, che è Apollo, e il mortale Euforbo, cioè tra gli uomini Euforbo. Qua sottolineo una cosa, che cosa è una parca? Le parche, secondo la mitologia, sono tre. C'è una che fila il filo della vita, una che distribuisce destini e l'ultima che invece taglia il filo e quindi rappresenta il momento della morte. Secondo me in realtà c'è solo una parca che gestisce questo filo della vita e che lo taglia nel momento in cui è arrivato appunto il destino per l'uomo. Tu terzo m'hai presa la vita e un'altra cosa ti dico e tu figgila in mente. Cioè, conficcatela bene in testa, neppur la vita tua durare dovrà troppo a lungo. Ma presto, già ti stanno la morte e la parca funesta, cioè già ti sono presto, ti sono vicini la morte e ancora una volta la parca funesta, cioè il destino che fa sì che il filo della vita venga tagliato. Cader sotto le mani dovrai delle acide Achille. Cioè dovrai cadere sotto le mani, per mano di Achille, discendente di Eaco. Eaco è il padre di Peleo. Questa, come vi dicevo, è quindi una profezia che viene ad essere fatta da Patroclo. Patroclo parla in nome degli dèi. Spesso nella mitologia gli uomini acquisiscono questo potere in punto di morte. Mentre così diceva, l'avvolse il destino di morte e dalle membra l'alma discese volando nell'Ade. Quindi mentre diceva così, l'avvolse il destino di morte, perde quindi la vita. Dalle membra l'anima scende volando nell'Ade, che è proprio il regno dei morti, secondo i greci, la sua sorte piangendo, piangendo per il proprio destino, che insieme giovinezza e valore lasciava. Che lasciava nello stesso momento la giovinezza e il valore,
E questo è un passo molto importante, proprio perché dopo la morte di Patroclo, Achille desidererà vendicarsi proprio a causa di questo grande dolore, proprio in nome del grande legame che c'era nei confronti di Patroclo.